Bestie, rieccoci, che piacere avervi qua con me. Inizia subitissimo una nuova puntata di GameStop Zing TV. In questa puntata parleremo di Doom, uno dei primi shooter, uno dei più famosi, se vogliamo. Perché? Perché tra esattamente 2 giorni uscirà il sequel che si chiama Doom Eternal, assolutamente super super atteso. Per ID Software è il miglior gioco che abbiano mai sfornato e quindi insomma siamo tutti molto molto curiosi. Non ne parlerò soltanto io, ne parlerò con un ospite molto molto speciale, un mio, se vogliamo, ex collega, un personaggio che probabilmente molti di voi conosceranno. Sto parlando di Brian Ronzani / Brian The Box, Brian Box, insomma sicuramente ne avrete già sentito parlare. In ogni caso, adesso passiamo velocemente alla sezione domande e poi insomma parleremo in lungo e in largo del gioco e avremo occasione di appunto tempestare di domande il nostro ospite di oggi. Dunque, partiamo subitissimo con la prima. Quali sono i tuoi sparatutto preferiti? Dai ragazzi, lo sapete, Gears, ovviamente. Vai, Gears, Halo. Halo è considerabile un sparatutto, sì, comunque sì, quasi decisamente. Sapete che ho stampato, marchiato a fuoco il simbolo di Gears sulla schiena, no? Un tatuaggio mega gigante. Ho solo 2 tatuaggi, uno minuscolo qua che prima o poi devo coprire, è appunto quello di Gears sulla schiena, al quale sono molto molto legata, molto molto figo. Quindi sì. Vabbè, risposta banale, scusatemi, però lo sapevate, mi fate domande banali. Curiosità, in quale pianeta vorresti abitare? Per ora che io sappia di pianeti vivibili ce n'è uno solo, è la Terra, quindi... Che domanda è? Non lo so, la Terra sicuramente. Domanda, hai mai litigato con un amico o un'amica perché ti ha battuto a un gioco? No, in realtà no, perché io fortunatamente o sfortunatamente non sono per niente competitiva, ma per mia insicurezza, diciamo, no? Quindi non mi piace creare aspettative sia per me stessa che per gli altri e quindi la mia competitività è a zero, per cui ho la certezza semi-matematica che a qualsiasi cosa, a qualsiasi gioco o sport o competizione probabilmente verrò battuta e quindi anche per non appunto rimanerci poi male non ho speranze particolari di vincere, quindi nel momento in cui una persona mi batte, soprattutto se è un amico, non me la prendo per niente, non me ne frega nulla, anzi l'importante è giocare e divertirsi. Ciao mammina sui rollerblades. Prossima domanda. Qual è secondo te l'abilità migliore che un gamer possa avere? Allora, già dal punto di vista tecnico, secondo me è la coordinazione, cioè la coordinazione, come si dice, occhio-mano e la prontezza di riflessi, senza dubbio, che purtroppo è una di quelle abilità o capacità che invecchiando si perdono ed è una di quelle cose che a me manca. Come ho sempre detto, io amo giocare, ma appunto dal punto di vista coordinazione e risposta, no, e velocità di risposta agli input sono veramente messa molto molto male, quindi insomma con tutto ciò che questo comporta, diciamo. Qual è il tuo sport preferito da guardare e quello preferito da praticare? Nessuno. Non sono una grande fan degli sport. Io sono una patata, quindi non, e come dicevo, avendo problemi di coordinazione, sono veramente molto schiappa. Tra l'altro, in realtà sono stata obbligata dai miei genitori, vi voglio bene, però è vero, a praticare un sacco di sport ai quali ero veramente una sola. E quindi ho fatto baseball, ho fatto tennis, cioè voi immaginate il livello proprio. E da guardare ancora meno. In realtà, forse mi piacciono le Olimpiadi invernali, tutte le discipline delle Olimpiadi invernali, le trovo molto divertenti, molto molto carine. Ultima domanda, quale attore o attrice di Hollywood ti piacerebbe intervistare se ne avessi possibilità? Ah, questo è difficile. Allora, probabilmente per restare topici, diciamo, ai trend correnti, Joaquin Phoenix sicuramente mi incuriosisce molto, sia come persona che come attore. Come attore trovo che sia un attore eccellente, infatti ha vinto come miglior attore, no, agli Oscar, meritatissimo per Joker. Ma anche come persona mi incuriosisce perché so anche da fonti dirette
e di professionisti che hanno avuto l'occasione di intervistarlo, so che è appunto un personaggio un po' particolare, no? E quindi mi incuriosirebbe molto appunto fargli sicuramente domande sul suo percorso artistico e professionale, quello senza dubbio, ma poi insomma capire anche, poter toccare con mano, tra virgolette, questo consenso, no, beh, il tipo di persona che appunto è poi dal vivo, no? E nelle relazioni interpersonali, ecco. Quindi Joaquin Phoenix, attrici femmine, non lo so, probabilmente Scarlett Johansson, ma perché è il mio crush della vita, Scarlett Johansson, super topa, super brava, ma brava proprio da morire, cioè veramente un'attrice stra sottovalutata, secondo me Scarlett Johansson, ma sbaglio, la mia voce ormai è andata, è sparita, vabbè, perdonatemi. Bene bestie, grazie mille per le domande, come al solito vi ricordo che per mandarmele potete scrivermi in DM su Instagram, potete anche mandarle direttamente all'account Instagram di GameStop Zing e noi ci rivediamo tra un secondino, facciamo un secondo di pausa, rimanete con me. È arrivato il momento di lasciare la linea ai nostri amici di GameSoul, ci rivediamo dopo. Manca pochissimo al ritorno del Doomslayer, uno dei personaggi più potenti e tamarri dell'intero mondo videoludico. Il protagonista della serie Doom è un erboruto maccione silenzioso ma letale, pronto a tutto pur di dedicarsi alla sua attività preferita, il massacro di esseri demoniaci e affini. Ma cosa rende davvero speciale Doom Eternal? Innanzitutto, la possibilità di combattere e accoppare qualunque tipo di demone, non importa quanto grosso o quanto cattivo. Il nostro Slayer non si fermerà pur di dargli una fine degna di un film splatter. Il nostro arsenale, composto da fucili, granate, pistole e pugni, sarà l'incubo peggiore degli sfortunati esseri infernali che ci spareranno davanti. E quale miglior modo per accoppare creature orribili che non con una vera e propria spada ammazza demoni che sembra uscita da una campagna di Dungeons & Dragons? Lo spadone è una nuova aggiunta che ID Software ha deciso di implementare e guardate che risultati. Demoni affettati e serviti, un vero e proprio sushi infernale. Insomma, da Bethesda sanno come gratificare il giocatore, con uccisioni davvero truculente e sanguinarie. E se vi piacciono le uccisioni old school, non potete perdervi il nuovo Super Shotgun, un fucile tanto utile quanto tamarro, che questa volta è stato aggiornato con un rampino prensile. Avete capito bene, un rampino in grado di agganciarsi a un nemico e di portarci direttamente da lui. Provate a immaginare le possibilità: impalare demoni, scalare una parete, coprire immense distanze con un balzo, correre sui muri e molto altro ancora. E possiamo fare tutto questo anche con un certo stile, sì, perché in Doom Eternal ci sarà la possibilità, per la prima volta nella serie, di personalizzare l'aspetto del nostro Doom Slayer. Sarà infatti possibile sbloccare una serie di personalizzazioni estetiche che il gargantuesco Doom Slayer potrà indossare. Che ne dite dell'armatura old school del primo Doom o di vestire il nostro antieroe con un bel costume da unicorno rosa? Sì, avete capito bene. Possiamo far apparire lo sterminatore di demoni come un unicorno magico. Siamo sicuri che i demoni saranno ancora più spaventati. A concludere questa nostra lista di cose che non vediamo l'ora di fare in Doom Eternal, c'è l'ascolto della colonna sonora di Mick Gordon. Lo so, sembra un motivo debole, ma vi assicuro che non lo è. Coloro che hanno giocato il primo capitolo ben ricordano la frenesia che ispiravano i primi momenti di gioco, uniti a una colonna sonora da urlo in stile heavy metal. Questa volta Bethesda ha superato se stessa introducendo il coro heavy metal di Doom Eternal, un eclettico gruppo di vocalist provenienti da famosissimi gruppi metal con in comune la passione per Doom. Insomma, pare proprio che l'ultimo lavoro di ID Software sia un tripudio di violenza, eccentricità e frenesia a ritmo di musica metal, in grado di far felici gli appassionati degli shooter, ma loro lo sanno già, dopotutto è impossibile resistere al Doom Slayer. Bestie, un altro piccolissimo momento di pausa, ma rimanete con me perché tra un secondo ci raggiunge in studio il nostro ospite di oggi, Brian Ronzani. A dopo! Bene bestie!
esteri, eccoci, finalmente ci ha raggiunti il nostro ospite, dico finalmente, in realtà è arrivato in anticipo, il nostro amico e mio ex collega tra l'altro, Brian The Box, si può dire, Brian Box Ronzani. Grazie. Ciao Sbabbi. Hai visto che brava? Come stai? Più o meno. Bene, grazie. Tu come va? Bene, è una figata essere qui. È tanto che non ci si vede, tra l'altro. Sì, è vero, è vero. Mi sento un po' al Grande Fratello. Perché? Perché con tutte queste telecamere, no? È vero, qua è un ambiente molto, come dire, quasi intimo, no? Perché è vero. C'è questo, voi vedete trasparente, però in realtà è piccolo. Sì. È vero. Molto figo. È carino. C'è anche un sacco di gente che continua a entrare, quindi... Stranamente. Meglio di così. Che strano, in un negozio la gente che entra. Ci sei tu, ci sono io. E quindi? E chi se ne frega, fondamentalmente. Penso che non gliene freghi niente. Esatto. Sto scherzando. Bene, Brian Boxettino, carissimo. Sì. Sicuramente molti di voi lo conosceranno, probabilmente chi dà la radio, chi dà la TV, chi dà gli eventi live, perché fondamentalmente tu sei presentatore, sì. Diciamo. Intrattenitore. No, intrattenitore. Se vuoi faccio il mio curriculum in una frase. Vai. Vado? Ok. Speaker di Radio 105. E fin qua. Presentatore. Yes. Intrattenitore, e se possiamo parlare del pre, anche sì. Se non si direbbe mai, lo so, ex ballerino di breakdance e insegnante, incredibile, non ci crede insegnante neanche mia madre. Non lo sapevo. 10 anni ho insegnato, cioè pazzesco. No, vabbè, cioè, però scopro cose nuove. Andiamo avanti, andiamo avanti. Insegnante? Lo giuro. Ah, poi mi insegni qualcosa. No, ma che ti insegno? Mi spacco l'osso del collo. Qua dentro poi sarà... Sì, qua dentro probabilmente tiriamo giù tutto. Sono emozionato perché... Non mi capita mai di essere intervistato. È vero, tu sei l'intervistatore. Di solito sono dall'altra parte, quindi sono molto curioso e non vedo l'ora. Ah, per me sono chiacchiere di solito, quindi... Ok, com'è che si parte? Come funziona? Oh mio Dio! Bene, giustamente come prima, come apertura del tuo curriculum mi menzionavi speaker di 105. Esatto. È vero, da tanti anni ormai, no? Sono quasi 5 anni che faccio lo speaker a 105. E speaker vuol dire, in realtà si dice anche DJ, però il DJ è quello che mette i dischi. Oggi, no? Certo. Una volta il disc jockey invece era proprio quello faceva che parlava tutto. E metteva anche i dischi fisicamente, no? Quindi sì, faccio lo speaker a 105 con una mia collega che voglio salutare, Valeria, Brian e Valeria. Do l'appuntamento in radio? Certamente, perché no? Ogni sabato e domenica dalle 16 alle 19 solo su Radio 105. Chiusa la marchetta. Quindi oggi pomeriggio vai? Sì, oggi pomeriggio rispetto a quando è stato girato questo video. Andrò in radio, non vedo l'ora. Le mie bestioline sanno che è tutto registrato. Ti piace la radio? Molto. Bene. Sì, perché? No, senti, lo chiedo perché nell'epoca di Spotify, di tutte queste sì, piattaforme. È vero. Sai, la radio trova una sua, diciamo, collocazione magari in macchina, no? Sì. In macchina tantissima gente ascolta la radio. Più che in casa magari, o... Io in ufficio l'ascolto. Davvero? La radio, sì, me la metto web radio, diciamo. Ah, ok, va bene. Yes, bene. Yes. Ma questa cosa è uno spunto interessante, te l'ho detto che le domande io poi le guardo e poi vado per la tangente. Sì, andiamo a braccio. No, come la vedi questa cosa di questa crescita in popolarità dei servizi di streaming, eccetera, rispetto alla radio? Come la vive la radio? Allora, la radio la vive bene perché è un mezzo che riesce anche negli anni ad evolversi e a cambiare tantissimo. È cambiato già rispetto a 40 anni fa, sta continuando a cambiare. Semplicemente credo che pian piano troverà anche un'altra collocazione, mm-hmm. No? L'on demand, cioè il fatto di recuperare dei contenuti e di scegliere quando ascoltarli, mm-hmm. o vederli, è ormai all'ordine del giorno. Quindi secondo me la diretta ha un suo sapore sempre, no? Certo. Però poi magari dalla diretta verrà collocato anche in tanti contenuti on demand che chi poi ama quel tipo di programma può recuperare quando certo. vuole. Quindi secondo me non continuerà ancora per tantissimi anni. Certo, poi c'è il discorso podcast bellissimi. Giustamente. Ho avuto il piacere di farne uno. Che però è una specie di spin-off di The Box, che è un format, uh-huh. magari se vuoi poi ne parliamo. Assolutamente sì. E di farlo con band dal vivo, fare un'oretta di podcast, no, forse erano 40 minuti in cui intervistavo anch'io degli ospiti con tanta musica dal vivo ed era stato un bel esperimento da mettere poi sulle piattaforme on demand, uh-huh. come Spotify, eccetera. Certo. Senti, ma mi collego a questa cosa perché sono molto curiosa, io ovviamente radio non l'ho mai fatta. Ok. E tu invece, appunto, sono tanti anni che lavori in radio, ma fai anche cose in televisione. Comunque anche con la tua faccia, con la tua presenza, qual è la differenza? Cioè, hai un approccio diverso quando lavori in radio piuttosto che... Allora, non è che lo dico io, lo dicono anche grandi della, magari dello spettacolo italiano, sì. Faccio degli esempi, no? Adesso ultimamente è stato Sanremo, quindi Amadeus e Fiorello vengono dalla radio, no? Vero. La radio ti dà
È, diciamo, è secondo me il mezzo per il quale poi non hai problemi a fare altre cose, perché comunque l'unica forza che tu hai in radio è quella di utilizzare la voce, cioè quando tu schiacci il microfono nessuno ti vede, no? Quindi sei sincero, dai te stesso in quel momento, e quindi la differenza è che ovviamente in TV o nei video c'è anche la faccia, però il fatto di riuscire ad utilizzare la voce in radio per esprimere tanti contenuti può aiutarti anche in video, cioè il video è un'arma in più. Perché devi riempire lo spazio, esatto, in un certo senso, solo con la voce. Non puoi lasciare un secondo di vuoto, noi lo chiamiamo il vuoto, no? Cioè il vuoto non ci deve essere in radio. Quindi impari a riempire qualsiasi vuoto senza utilizzare la faccia. Quindi poi è, tra virgolette, più semplice, no? Riuscire a farsi vedere in video. La faccia. Però parlo sempre di freestyle, cioè nel senso parlo sempre di improvvisazione, okay. Io. Perché ad esempio... io e te abbiamo lavorato assieme, non sono molto bravo a recitare, sono con molto più bravo. Esatto, eccetera. Tu invece sei molto brava a fare entrambe le cose. No, invece sì, lo dico io, amici, è molto brava, sbabbi. No, davvero, quindi la radio ti dà la possibilità di davvero arrivare a qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione. E che tipo di percorso hai fatto per arrivare al punto in cui riesci a tenere il palco della radio, okay, quindi solo con la voce? Allora, do un consiglio a tutti: se volete fare la radio, non seguite il mio percorso, perché non c'entra una mazza con il percorso canonico. Perché in realtà, come ti dicevo, io allora, laureato in architettura, ex insegnante di breakdance, cioè cosa c'entra con la radio? Però ho fatto l'animazione nei villaggi, l'estate partivo e facevo i villaggi turistici, ed è stato quello un po' la spinta, no? Mi ricordo ancora quella volta in piscina mentre facevamo il gioco caffè, cioè proprio le cose dei villaggi. Si fa l'ora del caffè, lo facciamo in piscina, erano giochi stupidissimi, no? Simpatici, molto semplici da fare in villaggio con gli ospiti del villaggio. Ero al microfono e uno mi ha detto: ma sai che hai la voce radiofonica? Ora, si dice, magari si dice a tutti gli animatori, non lo so. Mi è partito un pochino, no, lo schizzo. Sì, la radio, chi l'ha mai fatta la radio? Quindi partendo da lì, poi ho avuto la fortuna, quindi ti dico come sono arrivato poi a 105, senza aver mai fatto la radio io, con un concorso nazionale che non era un concorso a premi, era proprio una vera e propria selezione di lavoro. Cercavano 3 nuovi speaker giovani, avevo 28 anni all'epoca, che potessero andare in Expo 2015, sai, l'Expo di Milano, certo, per 6 mesi, quindi li hanno selezionati in tutta Italia. Io sono stato selezionato, sono uno di quei 3 che poi è stato preso per fare questa esperienza con Radio 105 e un altro brand molto importante che inizia con Mac e finisce con fast food. Finisce con fast food, è bellissimo. Ci siamo capiti, no? E quindi niente, è iniziata così la mia carriera, quindi è ovviamente la non gavetta radiofonica. Certo. Cioè, io ho imparato a fare la radio a 105, che è una cosa strana, no? Non succede mai questo nel mondo dei network. È una bella occasione, cavolo. È una bella occasione. Accidenti. E poi comunque è una collaborazione duratura, perché sono anni. Sì, ormai sono quasi 5 anni. Quindi ti piace il tuo format che fai in questo momento? Sì, allora, è un bel programma di attualità, molto generico, comunque si parla di notizie, tanto tecnologiche, si parla tanto di social, si parla anche di curiosità, no? Uh-huh. Sai, quel tizio giapponese che è riuscito a mangiare 8 cocome, sai, queste cavolatine, no? Certo. Però sì, tiene compagnia un sacco di... la gente comunque interagisce molto, ancora con gli sms, in realtà si è passati ai WhatsApp, certo, ai WhatsApp vocali, che quindi tu leggete sentiremo, magari anche leggiamo. Pensa che una volta si usava il fax, quindi prima che ti arrivava il fax, per comunicare, non so, la canzone, la dedica, una volta si faceva questa cosa, ci passava un sacco di tempo. Oggi con invece tra Instagram, certo, Twitter, tutte queste cose qua, l'interazione è diretta anche in radio. Immediato. Senti, parlando di format, sì, chi non lo conosce per la radio magari lo conosce invece per il suo format partorito dalla sua mente, ovvero The Box. Esatto, The Box, The Box, il primo late show su Twitch era il sottotitolo. GameStop è stato uno dei partner, sì, no, che ha supportato il progetto. Allora, l'anno scorso, fine 2018, ho detto: sì, ok, voglio provare a fare sta roba qua, è folle, lo so, ma voglio creare e realizzare un format televisivo fondamentalmente, però da fare in diretta su Twitch, in questo caso, che è la piattaforma legata al gaming, no, numero uno, dove gli ospiti del format sono i gamer fondamentalmente, ma i gamer, gli influencer o comunque gli youtuber che fanno parte di questo mondo, no? Certo. Allora ho detto: ok,
voglio farlo, è una follia perché non avevo idea di, no, di da dove partire. Non l'ha mai fatto nessuno, tra l'altro. È stato il primo al mondo, quindi sono stracontento di questa cosa. Un po' perché sono appassionato di Late Show, da adesso ne nomino qualcuno, il Jimmy Fallon, Tonight certo. Show, quello americano che tu immagino conosca, sì, perché sì. parla inglese da Dio. Sì, sì. Esatto, Conan, oppure Jimmy Kimmel, James Corden, questi. Certo. Il più italiano è Cattelan, che si rifà anche lui, no, a questi certo. format. Quindi io comunque vengo dalla radio, comunque quello è il mio mondo. Ho detto, io sogno di fare un Late Show, perché non farlo su Twitch? Certo. E quindi niente, è nata questa idea. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona, un mio carissimo amico che ha 60 anni, quindi non sa niente di questa cosa, però crede molto in me e in questo progetto. Ho detto, ok, ti aiuto io a iniziare, fondiamo una società e lavoriamo. Abbiamo lavorato e a febbraio, esattamente rispetto a questa registrazione, un anno fa, quindi il 14 febbraio del 2019, è andata in onda la prima puntata di The Box, che se volete, avete voglia, potete trovare The Box Late Show su Instagram, vedete un po' di cosa si tratta, e abbiamo fatto questo format in diretta, perché è il primo in diretta su Twitch, in cui non solo era televisivo, perché lo studio era televisivo, tutto il format era proprio televisivo, ma si riusciva a interagire in tempo reale con la chat anche, certo. no? Quindi insomma abbiamo fatto una cosa un po', dico abbiamo perché non l'ho fatto, chiaramente, ho potuto sul microfono, chiaramente non l'ho fatto da solo, ho avuto uno staff, un team che ho creato insieme a me, che ha creduto nel progetto e mi ha aiutato tantissimo. C'era anche la musica dal vivo, c'era una roba proprio molto intervista strutturata. Agli ospiti, era quasi un varietà. Quindi c'è l'idea, adesso ve la butto lì, di creare la seconda stagione di The Box, come la prima è andata molto bene, e di renderlo ancora più varietà. Quindi magari con degli show, che ne so, anche la breakdance, posso buttarla dentro, no? Sono tante cose carine. Che bella idea, ci piace. Tra l'altro una cosa carina di The Box, che se non avete seguito ovviamente non lo sapete, è che perché si chiamava The Box per lui, ma anche perché, magari lo spieghi tu. Lo dico io? Sì. Perché praticamente a The Box facciamo l'unboxing, che a te piacciono tanto gli unboxing, yes. quindi sono casatissima, l'unboxing degli ospiti, cioè io, che poi in realtà è quello che tu stai facendo con me adesso, no? Ti sto unboxando. Stai prendendo per l'unbox e lo stai unboxando, quindi certo. è una bella metafora, mi piaceva questa idea della scatola, no? Da cui alla fine dentro questa scatola tu metti gli oggetti, che infatti era richiesto agli ospiti durante la puntata mm-mm. di portare una scatola che noi inviavamo all'ospite, di riempirla di oggetti che gli appartenevano, per poi questa scatola essere unboxata in diretta durante l'intervista, e poi questa scatola di ogni ospite veniva messa in beneficenza. Abbiamo anche raccolto dei soldi, più di 4.000 euro. Sono finiti in tasca, Brian? No, magari, amici. Io non mi è finito un euro in tasca, no, però Save the Children, quindi è stata una bella iniziativa, una bella charity. È bello legare l'intrattenimento, i videogiochi alla charity, e succede tante volte fortunatamente sulle piattaforme, sia su YouTube che su Twitch, certo. che il gaming in qualche modo sia collegato allo scopo benefico, no? Certo. Quindi anche noi volevamo farlo ed è andata comunque bene. Bene, una bella community comunque quella sì, del gaming. Sì, molto bella. Sì. Hai trovato un bel bacino di utenti. Adesso faccio una domanda a Sbabbi. Vai. Stai giocando ultimamente? Poco, ma sì. A cosa? Adesso deve uscire Animal Crossing, parliamo di sta cosa. Immaginavo. Cioè, adesso non mi ricordo quando esce la nostra puntata. Tra pochissimo. Brianino, ma Animal Crossing esce il 20 di marzo. Brianino neanche mia madre, ve lo dico, quindi lo sto concedendo solo a Sbabbi. Poi dopo mi picchi. Come hai usato chiamarmi Brianino? Questo è l'aplomb di uno che si sta facendo intervistare, giustamente. Quindi Animal Crossing che deve uscire. E poi, no, una cippa di... Ah no, Luigi's Mansion okay. 3, che è carinissimo. Quindi insomma siamo su Nintendo, sì, Switch. Adesso sto andando di Switch. Posso dirti cosa sto aspettando, sì. io che ho preordinato, sì. se non sbaglio proprio qui, forse lo so, Final Fantasy VII Remake, che hanno rimandato, doveva uscire tipo inizio marzo, okay. adesso l'hanno, però l'ha inviato di un mese, a differenza del nostro amico sì. Cyberpunk, esatto. che ci sta facendo, comunque sì, sono un nerd, amici, ok? Non è che faccio yes. la radio, amo i videogiochi, qua gioco è da nerd sempre. Anonimi, non ti preoccupare. Gioco da sempre, l'ultimo sì. a cui ho giocato è stato Death Stranding. Ti è piaciuto? Molto bello, non l'ho finito ancora perché non ho il tempo. Però sai a cosa sto giocando adesso? È un no. titolo che è uscito da un po', Ni No Kuni 2. Ma dai! Che secondo me è bellissimo, è a livello proprio visivo, non so se hai avuto modo di... Il 2 no, però l'1 sì. Molto figo. Sì, avevo preso anche la versione per DS, però sono ritardata, l'ho preso alla Fiera del Fumetto
E quando l'ho aperto ho scoperto che era in giapponese. No. Beh, è arrivato il momento di imparare il giapponese. Certo, comunque, come no, per giocare a Nino Kuni. E quindi niente, sul videogioco siamo messi così ultimamente. Però se parliamo di sparatutto, tu questa puntata di cosa... Sì, qual... sta facendo da solo l'intervista, è favoloso, scusami, adesso scusami. Mi siedo e la no, fa lui. Hai ragione, mi viene no, una chiacchiera. No, beh, giustamente, okay. Ce l'hai nell'anima, no? Oggi si parlava di Doom Eternal perché tra un paio di giorni... È vero, e c'è Doom Eternal che non l'ho ancora provato le anteprime, ci sono state un po' di anteprime in giro per le fiere, anche in Games Week, però non l'ho provato. E come sparatutto al momento sto giocando tantissimo ad Apex Legends. Ti piace? Mi piace molto, sì. Sì, sì, mi piace molto. Anche se il mio preferito in assoluto, quello che mi ha portato via 13 anni di vita, è Counter-Strike. Ma che dai! È un gioco che mi ha proprio... Tanti nei commenti scriveranno, ma dai, Counter-Strike anch'io! Pensa, io amo l'eSport, infatti presento gli eventi di eSport in Italia. E Counter Strike, l'ultimo torneo che ho fatto di Counter Strike, perché anch'io mi cimentavo nei tornei, certo. No, su ESL, eccetera, è stato nel 2011, proprio qui a Milano, io vivevo a Pescara, mi ricordo ancora che ci dovevamo portare il computer da casa, perché non è come oggi che c'è tutto lo show col presentatore, certo. No? Tu ti portavi il computer da casa, sono arrivato alla fiera di Movegro, non lo so. Può essere, sì, sì, una sì, fiera, sì, sì. Manco me lo ricordo, sì, perché sì, mi ha... Sì. Col mio computerino, computerone così... Ognuno... Col fisso? Cioè ti sei portato il fisso? No, avevo il mio, avevo un portatile che riuscivo anche a giocarci, per fortuna. E in questa fiera c'erano, non è come oggi appunto che c'è lo show, c'erano tutti dei tavoli, tipo quello della porchetta, sai, sai le panche? Ah, come i tornei di Magic, le esatto. Fiere, che sono un po' più e ognuno buona. Si montava il suo computer. Che belli. E c'era un tizio che girava per i tavoli a prendersi gli score, no? I, no, i vabbè, punteggi, famoso. Quindi quando uno vinceva alla fine, vinceva la coppa, però non c'era nessun tipo di... Certo. Cioè magari erano andati già via tutti, no? Tu pensa come no, è cambiata, come è cambiato in 10 anni, in tutto. 10 sì, anni, sì. Un altro mondo. Tra l'altro io così mi aggancio, no? Giustamente mi dici che tra le altre cose sei anche presentatore di eventi eSports. Sì, esatto. Raccontami un pochino. Ma allora, appunto negli ultimi anni l'eSport è diventato sempre più uno show. Può essere fruibile anche sulle piattaforme come YouTube e Twitch, ci sono anche i maggiori tornei, no? Che so, la Overwatch League la puoi vedere su YouTube ad esempio, certo. Su Twitch puoi vedere tutti i tornei di eSport, ormai la maggior parte sono lì. Quindi è diventato uno show vero e proprio come il calcio, sì. Che ormai è storicamente uno show, no? Ci sono certo. Programmi, spin-off, grandi serate, premiazioni. Anche l'eSport è diventato così ed è molto intrattenimento. Quindi la mia figura negli ultimi anni è quella di aprire gli eventi eSport, soprattutto quelli legati a PG eSport, che saluto i ragazzi di PG eSport che sono event organizer, sì. E quindi di presentare anche Milan Games Week, però ho proprio notato l'evoluzione dello show che c'è da un anno all'altro, no? La prima Milan Games Week l'ho presentata 4 anni fa ed era un palchetto un po' più tranquillo, oggi addirittura l'ultima Milan Games Week era un'arena semicircolare, sì. Con show, spettacoli. Era incredibile quest'anno. Tu sei passata, sì, lei, sì, tu, sì. Anzi eravamo anche vicini perché tu. Sì, io avevo il pacchetto, il cosino avevi questo la qua, tua cabina e loro avevano. E noi capito. Però, il Colosseo. Ci sta perché comunque c'era tanta gente che doveva vederlo anche sì. In diretta, no? In diretta nel senso dal vivo. Sì, sì. Quindi gli eventi sport sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni e io sto presentando molti eventi sport, sono molto contento perché amo l'eSport, come ti ho detto giocavo. Certo. E quindi mi piace vedere anche l'evoluzione, no? Sta creando un ecosistema. Come la vedi l'evoluzione? Perché adesso magari non siamo ai livelli, non so, Corea per dire, che è un fenomeno nazionale. Corea è pazzesco. Però qua già si iniziano a vedere, ci sono certi ragazzi campioni di eSport che sono testimonial di grossi brand. Assolutamente. Insomma, si inizia a vedere qualcosa di un po' più... Come la vedi? Allora, come tutte le cose che non interessano l'Italia storicamente, arriviamo sempre un po' dopo, 10-15 anni dopo. Hai fatto un ottimo esempio in Corea. In Corea, la Corea è avanti per mille cose. Tornando alla breakdance, devi sapere che i breaker coreani sì. Sono dei VIP. Dai. C'è gente che va all'aeroporto ad accoglierli quando fanno no, fare i conti. Top. Riescono proprio a valorizzare i nuovi sport, chiamiamoli così, in maniera proprio... Sì, sì, sì. Però in Italia stiamo crescendo molto, molte squadre di calcio si sono avvicinate al mondo degli eSport nell'ultimo periodo perché è appena nata la Serie A, che praticamente è l'eSport delle Serie A e quindi le squadre di calcio, Inter, Milan, Juventus, così, stanno creando il loro team
prendendo i giocatori più forti, no, del paese e secondo me anche all'estero alcuni, per farli partecipare a questo campionato e-sportivo, no? Certo. E quindi stiamo crescendo molto. Quando poi brand grossi come le squadre di calcio, come le aziende grandi entrano economicamente, perché è tutto bilanciato, no? Allora quando entrano economicamente in maniera pesante anche l'ecosistema si evolve. Ci stiamo arrivando, ci vuole un po' più di tempo, ma ci stiamo arrivando. Fantastico. Senti, mi attacco alla Corea. Vai, attaccati alla Corea. No, perché volevo, e so che tu sei appassionato soprattutto di cinema, anche di serie TV, ma sì, soprattutto di cinema, sì, sei un cultore del buon cinema. Già, vero? Ho capito. È Corea, mi è venuto in mente immediatamente Parasite. Vincitore del premio Oscar, è 24, cavolo, se non sbaglio, quest'anno. L'ho visto. Allora, ahimè, l'ho visto il giorno dopo che ha vinto l'Oscar, no, ma per una questione, non perché, oh mio Dio, andiamo a vedere il film. Volevo già vederlo da quando aveva vinto la parte del Golden Globe, no? Uh-huh. Allora, tu l'hai visto? Sei riuscita, no, a vederlo? Ok, non appena puoi recuperalo, sì. È un filmone. Allora, secondo me non uno dei migliori film coreani, perché devi sapere che in Corea hanno anche cioè, i registi pazzeschi, sì, sì. C'è un film Old Boy. Stavo per chiederti, ma tu l'hai visto Old Boy? Perché Old Immaginavo. Boy invece l'ho vista, è un film della Old Madonna. Old Boy è un capolavoro, sì, assoluto, no? Sì, sì. Parasite non arriva a quello, secondo, okay, me, perché Old Boy c'è più... Old, cioè, Boy è pazzesco. Quando lo vedrai capirai, però è molto bello. Sì. È molto bello, la fotografia è molto bella, anche la critica sociale che c'è è molto figa. Non ti fa vedere il punto di vista, cioè quasi quasi, senza spoilerare troppo, chiaramente dai trailer si vede, no? Ricchi, sì, e poveri, sì, questo quasi quasi a un certo punto ti metti dalla parte del ricco, che sembra assurdo, okay, no? Perché normalmente siamo sempre tendenzialmente dalla parte del debole, di chi soffre, no? Sì. E quindi gli dai quasi, vabbè, allora si è comprato così perché per, certo, necessità. Invece ad un certo punto ti fa quasi mettere dall'altra parte. Molto interessante. E passi dal grottesco, dalla commedia quasi all'inizio, a uno stress e un'ansia molto forte. Sono uscito dal cinema che ero sconvolto. Mamma io mia. Ma proprio emotivamente. Quindi è arte, quando si muove la natura umana, no, è arte. Certo. E loro, Parasite è un bellissimo film. Ma te ne consiglio uno pazzesco. Vai. Che secondo me è uno dei più belli che ho visto nell'ultimo periodo, okay, che è Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, abbiamo parlato tutti benissimo. È c'è stupendo. Scarlett. Vabbè, a parte che c'è Scarlett, vabbè, di cui siamo innamorati follemente, esatto, l'abbiamo sempre detto. Jojo Rabbit è bellissimo, non so se avete visto il trailer, immagino, spero di sì, c'è questo ragazzino che, anche qui, cambia il punto di vista, non vedi più la guerra, la seconda guerra mondiale, dal, sì, punto di vista del ragazzino ebreo che soffre, ma la vedi dal punto di vista del ragazzino tedesco amante di Hitler e di tutto il movimento, certo, neonazista. Certo. Ed è bellissimo, anche, sì, qua c'è un mix di emozioni molto forte, si parla molto di amore, non l'amore quello dei film romantici, mm-hmm, ma l'amore quello... Certo. Per la vita, no? È molto figo. Quindi sei soddisfatto in generale di questi Oscar? Sono molto soddisfatto, sì. Beh, Joker l'abbiamo visto tutti, sì, forse anche mia madre che non va al cinema da 80 anni. Sì, l'ha visto, sì. L'avrà visto chiunque, anche lei. E giocato, mi è piaciuto molto il discorso di Phoenix che ha fatto quando ha vinto l'Oscar. Sì? È stato stupendo, perché è figo quando vai lì e fai grazie a tutti, no? Invece lui ha detto grazie a tutti, però il mondo è una merda. Fondamentalmente, sì. Quindi diciamo, ha puntato, no, il riflettore sui problemi e sul fatto che dovremmo essere tutti molto, certo, più coesi, e, cioè non enfatizzare differenze ma enfatizzare, certo, quello che ci lega, no? È una cosa tutto molto bella, vero? Sì, hai molto ragione. Figa. Quindi meritato anche miglior attore, secondo, sì, me. Sì, anche se è un rompipalle incredibile, secondo me, deve l'attore essere sul set, sì, deve dicono essere problematico. Dicono che non sia proprio un... Però sai, come tutti i geni, Barbara, cioè come tutti... Sbabbi, scusami, come tutti i geni. Oh! Ho detto il suo nome, raga. Come Oasi. Scusate. Ma sai che tanti non lo sanno? Scava. E ora lo sanno. Ciao Barbara, va bene, va bene, vabbè, siamo amici, potevo dirlo, ok? Sì, è vero. Torniamo, dai, a Sbabbi. Sì. Brianino. Che, yeah. No, dai. Così impari. Barbarella. Sbabbarella. Comunque sono molto... è figo essere intervistati. Vero, bene, sono contenta. Poi, soprattutto da me che sono assolutamente sei, competente. Sei il numero uno assoluto. Sì, vabbè, grazie. Bellissima, competentissima. Soprattutto quello. Barbarissima. Me l'ho fatto pure un picchio. Vabbè, Brian carissimo, sì, ti ringrazio, no, è molto finita. Abbiamo chiacchierato, dai, un sacco. Guarda che dieci minuti fa è passata 3. A dirmi basta, considera. Dai, dimmi tu qualcosa, tanto autointervistati. Voglio soltanto dire che questo format è molto figo, vi permette di conoscere un sacco di gente interessante. Pausa comica. E niente, no, a parte gli scherzi, vi ringrazio per questa opportunità. È stato bello veramente raccontarsi. Prego, non te l'ho data io, te l'ho data GameStop, quindi cosa vuoi? Dai, ma perché? Scherzando. Dai, vabbè. Scherzando. Come si fa alla fine? Si saluta, niente, si ringrazia? Niente, volevo ringraziare.
ringraziare te per essere stato qua con me, per esserti lasciato intervistare dalla tua ex collega. E, beh, diciamo amica, se no poi... Grazie. E no, se ancora non lo seguite sui suoi social, ovviamente andatelo a seguire, andate a seguire anche The Box. The Box. Dico su i due Instagram, li posso dire, super spam totale. Tanto dovete arrivare a questo punto del video, se non vi ho annoiati 10 minuti fa. The Brian Box, Brian con la Y, mi raccomando, certo. E The Box Late Show, quindi se tanto avete voglia passate. Ve lo scriviamo anche in sovrappressione, passo, così almeno qui, non sbagliamo, per ricevere insomma notizie, novità sui suoi nuovi progetti. Vi diciamo anche le condizioni del meteo della vostra città se ci scrivete in direct. Utilissimo, okay. Veramente molto. e niente, poi ovviamente tutti i sabati e le domeniche Radio 105, sabato e domenica pomeriggio, giusto? 16-19. 16-19. Grazie amici di GameStop. Grazie a te carissimo, facciamo un piccolo momento di pausa e ci rivediamo dopo. Rieccoci, oggi come vi dicevo si parla di Doom, perché tra un paio di giorni esce Doom Eternal, ma andiamo un po' indietro nel tempo. Il primo Doom è uscito negli anni 90, nello specifico, se non sbaglio, mi dicono i miei autori, nel 1993, è stato il primo first person shooter ad avere veramente un certo, a riscuotere un certo successo, e se vogliamo è quello che è considerato il first person shooter ad aver veramente rivoluzionato questo genere, il genere degli sparatutto, con dinamiche di gioco semplici, veloci, la prospettiva in prima persona, le grafiche 3D e ovviamente un altissimo tasso di violenza che ci piace, chiaramente. Il primo Doom, come vi dicevo, è del 1993, quindi mamma mia ragazzi, è passato un sacco di tempo! Gioco ambientato su Marte, in una situazione di emergenza in cui si apre una sorta di varco temporale, diciamo, e che consente l'apparizione, ecco, di un'orda di demoni, e ovviamente noi siamo nei panni di Doomguy, diciamo, no? Di una sorta di marine spaziale che ovviamente ha il compito di sconfiggere quest'orda di demoni. In Doom Eternal invece si crea una situazione analoga, ma in questo caso i demoni malvagi stanno attaccando la Terra, quindi insomma setting completamente diverso, e sicuramente molti di voi avranno già visto un po' di trailer e di immagini. Il gioco esce tra un paio di giorni, esce praticamente su tutte le piattaforme, esce per Windows chiaramente, per PS4, per Xbox One, e esce anche per Nintendo Switch. La casa di produzione ID Software, come vi dicevo in apertura, è veramente molto orgogliosa di questo gioco e hanno detto senza girarci attorno, senza mezzi termini, che probabilmente questo è il loro gioco migliore, quindi insomma siamo veramente veramente molto curiosi di vedere insomma se effettivamente come dire supererà le aspettative oppure se deluderà. Siamo veramente curiosi. Tra le altre novità di questo gioco ci sarà anche una nuova modalità multiplayer, il Battle Mode, quindi insomma veramente veramente tante novità. Fatemi sapere voi se siete fan dello storico Doom e se giocherete appunto a questo nuovo capitolo. E io nel frattempo ho un sacco di cosine da unboxare, adesso vi faccio un attimo vedere, sono comunque tutte a tema Doom, quasi tutte a tema Doom, diciamo, comunque specialmente la prima. Adesso vediamo un attimino, vediamo se riesco a recuperarvele al volo. Ecco qua bestie, abbiamo recuperato tutta la bella rubetta che vi vado ad unboxare oggi. Come vi dicevo, il primo prodotto nello specifico è a tema Doom, si tratta di un mousepad gigante. Li adoro, io personalmente li adoro. Se giocate al PC specialmente, secondo me i mat, quelli grossi XL, sono veramente un must, stracomodi. Ci metti sopra la tastiera, ci metti sopra il mouse, ti copre tutta la scrivania. Poi sono anche molto d'arredo, molto fighi. Vi faccio vedere questo qua, che per l'appunto è ispirato a Doom, l'originale del 1993. Infatti vedete, tipico colore rosso, no? Caratteristico del pianeta rosso Marte. Adesso ve lo vado ad aprire. Nel frattempo vi posso dire che, come dicevamo, è un pad XXL, nello specifico è 80x35. Vediamo se nella mia imbranatagine riesco a farvelo vedere bene tutto. Eccolo qua. È un prodotto ufficiale di Software ID. Che bello.
veramente grosso, riempie tutto. Ovviamente davanti è morbido e liscio, no? Per poterlo utilizzare con i mouse da gaming, guardate che meraviglia. Dietro ovviamente ha il suo strato gommato per poter aderire perfettamente a tutte le superfici delle vostre scrivanie. È proprio bello, bellissimo. Ovviamente ritrae il nostro Doomguy che spacca i culi alle orde di mostri. Veramente veramente molto figo, prodotto sicuramente di qualità. Tutto attorno al bordo cucito, come vedete, quindi non ha il rischio, no, di perdere lo strato superficiale. Tante volte con certi mousepad, no, cioè lo strato superficiale che tende un pochino ad alzarsi, il rivestimento, invece in questo caso assolutamente impossibile, perché appunto è ben ben rifinito, veramente un buon prodotto di buona qualità, molto carino. Poi appunto io sono mega fan dei pad XXL, ne ho uno che forse è ancora più grosso, che mi copre la scrivania che è di bassa qualità, pad sopra di mega qualità, strafigo, veramente veramente molto bello. Altri prodottini che volevo farvi vedere, allora io qua che cos'è? È un guscio in silicone per i controller, volevo provare a infilarcelo in realtà, perché ecco, una cosa che non ho mai usato sono i gusci in silicone, me l'ho sempre incuriosita ma non li ho mai effettivamente utilizzati. Nel frattempo vi posso dire che è silicone di alta qualità, anti scivolamento, quindi anti slip. Adesso vi faccio vedere anche il pattern. C'è di vari, guardate che carino, di vari generi. C'è, questo è tipo versione stone, si può dire, molto carino. C'è anche in versione, diciamo, mimetica. È una cover che protegge a 360 gradi il vostro controller per PlayStation. E adesso apro anche un controller perché voglio provare a vedere se riesco a imbucciarlo. Si dice? Sbucciare? Il contrario di sbucciare. Abbucciare? Ok. Vediamo. Vediamo quanto è imbranata sbabbi. Vediamo se sono in grado. Sembra molto facile, sembra molto più facile di quello che pensassi, devo dire. Adesso. Il feel in mano è molto bello, devo dire, è molto soffice. Soffice ma non è scivoloso. Calza perfettamente come un guanto, guarda un po'. E ovviamente vi permette, oltre di proteggere chiaramente i vostri controller, anche di customizzarli in un certo senso, no? Di renderli un pochino più vostri, un pochino più colorati, no? E quindi è una cosina molto molto carina. Altro aggeggino, secondo me, stavo già mettendo via il controller, in realtà mi serve ancora, perché un'altra cosina che volevo farvi vedere sono queste cover in gomma antiscivolo. Anche queste volevo aprirle e provare ad applicarle, perché anche queste chiaramente sono fatte per stessa della stessa linea, diciamo, sono fatte sempre per i controller PS4. Vediamo se riesco ad aprirlo, ma mi sa che devo proprio spacchettarlo serio. Mi dispiace, amico. Verrai tagliuzzato. Mamma mia, che imbranata. Ok, yay! E quindi anche lì volevo provare a capire come si... Ah, no, ma questa è una figata, perché guardate un po'. Mi domandavo perché ce ne fossero quattro, no? Perché in effetti i paddini ce ne sono due, giusto? Allora perché ce ne sono quattro? Perché due sono di spessore normale, diciamo, non so se riuscite a vedere, e gliene metto su uno giusto per farvi vedere. Ecco qua, rende il paddino un pochino più grosso, diciamo, e sicuramente è molto meno scivoloso, anche se in realtà questo problema il controller PS4 non ce l'ha, però ecco, diciamo che ha un ulteriore feature anti-grip, diciamo, anti-slip, se vogliamo. Invece l'altro, adesso sto cercando di capire anche dalla descrizione qua dietro, però effettivamente che cos'è? Semplicemente ha uno spessore molto molto più alto, vedete? Si dice alto, ad alto profilo. Ve lo metto dall'altra parte per darvi un'idea della differenza. Ovviamente questo è leggermente più difficile da far calzare, ma ce la posso fare. Oh, non ce la posso fare, ma per mia imbranataggine. Vedete la differenza?
questo è molto molto più alto. Probabilmente è più comodo per chi ha le mani più grandi, le dita più lunghe, no? Che magari si trova, o il contrario, no? Non lo so. Però super che anche questo, devo dire. È una cosa molto curiosa, chissà come gli è venuta. Comunque, ecco qua. Tutte cosine molto molto interessanti per la vostra PlayStation, per i giocatori di PlayStation. Very cute. Invece l'ultima cosa che volevo farvi vedere, mamma mia, cioè qua ho fatto un troiaio allucinante, un macello. Oh, è un altro headset da gaming. Questo è il tipo di prodotto che mi piace molto farvi vedere, perché è una di quelle cose che, se non sono di qualità, secondo me veramente inficiano l'esperienza del gaming. Headset da gaming in Ari, in questo caso design nero e rosso, molto accattivante, molto carino, adesso ve lo faccio vedere. Questo headset è compatibile con PS4, Xbox One, Switch, PC e anche Mac, volendo. Ha la presa jack, che adesso vi faccio vedere, quindi non USB, che devo dire USB l'ho provata, ha i suoi vantaggi certamente, però talvolta a me personalmente col mio PC ha dato a volte qualche problema, invece con la presina jack devo dire, eccoli qua, guardate che bello, bellissimo headset con questo design orientaleggiante, se vogliamo, rosso e nero, molto molto bello. Anche all'interno, non so se riuscite a vedere bene, c'è questo loghettino molto molto carino. Esternamente sono glossy, sopra invece il design è matte con la scritta in Ari, chiaramente, eccola qua. Come vi dicevo, la presa è jack e il cavo è bello lungo, perché è lungo 1,2 m, veramente molto molto carino. Poi anche abbastanza tema Doom, no, perché è rosso, rosso e nero, secondo me ci sta. Molto molto belli, quante belle cosine che vi ho fatto vedere oggi, eh? Vero? Mamma mia, che casino che ho fatto! Bene bestie, per oggi il nostro tempo a disposizione è scaduto, spero che vi siate divertiti qua con me, con Brian, con Doom e con tutti questi belli unboxing che ho fatto, e io vi do appuntamento alla prossima puntata di GameStop Zen TV, non mancate! Ok. Posso avere l'onore di fare questa cosa? Sì. Poi lo mettete nel montaggio. Assolutamente sì. Ah no, perché c'è la data. No, è la data è sbagliata. Perché qualcuno ha scritto col pennale l'indelebile. Chi è la volpe? Chi è la volpe? Non io. Ivan? No, no. Vale? No, è una ragazza che non c'è più. O l'hai fatto tu? Non c'è più perché l'hanno uccisa dopo sì, questa cosa. Sì, per questa cosa. Non provare a pisciare sulla vetrina. No. Game Soul. Ok, vado. Non vado. Cosa esatto è stata. Così non posso. No. Però è andata a puttane l'esposizione qua. Oh! Bessi, la tua. So parlare, devo bere. Ok, allora aspetta. Oggi non è il 12 febbraio, ma non ce ne frega niente.